Welcome YouTube, benvenuti nella Green Zone, la zona di grani. Oggi ragazzi qua in questo nuovo video post WWE SmackDown e magari anche parlare qualcosa di Roma, non l'ho visto, quindi non posso giudicare. Dico solo che è tornato Samoa Joe, sono contento perché finalmente ai pay per view potrò iniziare a cantare Joe, 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 sempre, perché io amo Samoa Joe. Quindi grande Samoa Joe, intanto ragazzi siamo in live, quindi tanta roba. Per questo canale di Allo 427, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale di Allo trattino basso 427, comunque 427, come volete dirlo voi. Detto questo, andiamo avanti con questa con questo post questo post SmackDown, che comunque mi è piaciuto come SmackDown e non è stato brillantissimo, però abbiamo più o meno capito come sarà cioè abbiamo praticamente capito a meno di scene, cioè a meno di, diciamo così, di cose, cioè travolgenti, di casi che non erano aspettati. Sappiamo già il team, cioè Bobby Roode, Shinsuke Nakamura, Randy Orton, Shane McMahon e The Phenomenal AJ Styles. A meno che succeda qualcosa di imprevisto, come dicevo io, che arriverà a Rusev, però credo che AJ Styles a mani basse riuscirà a qualificarsi. Tutto questo è veramente un team di merda. Ma non di merda, ma di più. No, non è vero, però non è che un team di merda, ma se tu lo metti in confronto a Raw, cioè se quelle sono le cose migliori che può offrire SmackDown per gli uomini, cioè per i lottatori maschili, maschi. Sono messi male perché Braun Strowman, sì, è un lottatore solo, Braun Strowman. Tira giù. Tira giù. Bobby Roode, Nakamura e Randy Orton. Da solo. Che ritengo le più forti di Shane McMahon. Comunque scusate, ho avuto un'interferenza. Comunque parliamo dei lottatori, cioè nel senso, sì, sono buoni, ma Brutostorm ha tirato tutti giù. Poi ragazzi, fate caso che mettono Samoa Joe, Roman Reigns, cioè già solo con questi due, cioè con questi quattro qua, con Brutostorm che ritengo Roman Reigns e Samoa Joe hanno finito. Poi magari mettono un Kane, un c'è qualcuno di forte. Sì, l'unico problema è che potrebbero litigare. Invece, in caso passa AJ Styles. AJ Styles è buono. Nakamura è buono. Bobby Roode, McMahon è buono. Randy Orton è buono, ma vuole diventare cattivo. Lui l'ha detto. Ha detto Michele Posa che in un'intervista ha rivelato che vorrebbe diventare cattivo. Comunque, raga, veramente più o meno sì. All'inizio Shane McMahon parla un po' del da farsi, si mette lui come capitano del team SmackDown e tutto così. Poi parla a chiacchiera e poi dice diamo inizio allo show. Si parte col match di qualificazione. Chi vinceva poteva entrare nel team e vinceva la rivalità con l'avversario erano Bobby Roode e Dolph Ziggler. Allora, primo punto lo vince Dolph Ziggler con un super kick inaspettato, 1-2-3, vince. E si porta 1-0. Poi secondo punto Bobby Roode fa un rocket launch, mi sembra si dice così. Ziggler batte, torna indietro, roll up 1-2-3. Terzo punto Glorious DDT 1-2-3. Glorious DDT, Bobby Roode diventa un membro del team di SmackDown alle Survivor Series. Poi ci sono stati un po' di cagate. Mi è piaciuto, cioè, mi è piaciuto. Ho visto la scena delle Divas. Mi è piaciuto che sono state tutte insieme e poi ritornate a rompere il cazzo. Secondo me un'interferenza così ci poteva anche non stare, perché tanto cosa serve un'interferenza così alla fine? Cioè, va bene tutto, ma se la campionessa, tu ti devi concentrare sul match contro Alexa Bliss, che cazzo viene a rompere la minchia alle altre che devono allearsi per stare insieme e battere il team di Raw, che anche quest'anno è forte. Però, e niente, questo che dicevo. Quindi, boh, non aveva senso. Poi ci sono stati un po' di match strani, tipo Big E perde contro Rusev. Sì, per un'interferenza, però perde. Poi, il main event, per giudicare il posto del team, lo vince Nakamura contro Kevin Owens. Grazie all'interferenza di Randy Orton, praticamente.
E poi Styles che disintegra uno dei due Oompa Loompa, diciamo così, con loro. Poi viene attaccato con due Kinshasa, che cazzo dice, quindi senza credere questo Gigi normale. E questi sono i succhi, il succo dello show. Comunque uno show molto buono, mi è piaciuto, quindi aspettiamo poi il prossimo Raw martedì. Comunque ragazzi, per questo video è tutto. Bye ragazzi. Lasciate like, iscrivetevi al canale, commentate, condividete. Queste pagine. No, non è vero. Bella, bella, bella.